Amici di Futuro Giallolu, ciao, bentrovati, 25esimo appuntamento del nostro format. Andiamo sempre più nel concreto della nostra stagione e partiamo infatti, a proposito di bei risultati, con la primavera 3 di Paolo Mandelli. Di solito la teniamo per ultima con gli highlights, questa volta partiamo subito con i ragazzi della primavera, perché con il 2-2 a Carrara adesso manca un solo punto aritmeticamente ai ragazzi di Mandelli per conquistare il primo posto nel campionato. Allora partiamo subito dai gol per poi andare nel profondo della nostra puntata. Non va oltre il 2-2 la primavera nonostante le numerose occasioni avute, soprattutto nella ripresa. I padroni di casa della Carrarese passano all'undicesimo con Amato che batte Leonardi con un diagonale dopo aver attaccato la profondità. Immediato il pari gialloblu firmato Brasili, al sedicesimo Oliva calcia al volo, il tiro viene murato e il 9 è lesto ad avventarsi sul pallone a battere il portiere con un mancino preciso. Al 43esimo torna avanti la Carrarese. Amato batte ancora Leonardi con una bella conclusione che si insacca vicino al palo dopo una rimessa laterale sulla destra. La ripresa è un monologo dei canarini. Al 9° il punteggio torna in parità con Barozzini che sfrutta l'assist di Moratti dopo un'azione insistita sulla destra. L'ultima mezz'ora è un continuo susseguirsi di occasioni per i gialloblu, le più importanti con Casani, palo sfortunato per lui, e Molara che, imbucato da Teresi, non trova la porta a tu per tu con il portiere. Anche Ghillani, Taha, Moratti, Oliva e Brasili ci provano senza fortuna. Termina così 2-2. Con questo pari e in virtù del 2-2 maturato tra pergole tese e Prosesto, i ragazzi di Mandelli restano primi a più 11 con 4 partite ancora da disputare sabato prossimo. I gialloblu basterà un pari interno con il Fiorenzuola per avere la certezza del primo posto nella regular season che garantisce l'accesso diretto nella finale playoff. E allora, come avete sentito, con un solo punto nel prossimo match casalingo di sabato contro il Fiorenzuola, la primavera sarà aritmeticamente prima in classifica, a più 11 adesso sulla Pergolettese. A Savignano, per chiudere i conti, come vi abbiamo raccontato, mancherà un solo punto. Brevemente vi ricordiamo anche il format del campionato: il primo posto garantirebbe l'accesso diretto alla finale playoff, gli spareggi partecipano le prime 5 del girone, ma vi racconteremo tutto nel dettaglio nelle prossime puntate di Futuro Gialloblu. Naturalmente rimaniamo al fianco della primavera di Paolo Mandelli. Ora due focus, under 15 e under 14, protagoniste nel weekend in due derby con il Sassuolo. Successivamente le immagini della sfilata del settore femminile allo stadio Braglia nell'intervallo di Modena Cremonese. Disputa un'ottima gara l'under 15 di Leonardo Fontanesi in quello che era uno scontro per la zona playoff e un derby con il Sassuolo. I canarini sbloccano il punteggio con il gol di Mosca al 29esimo minuto. Obbi disturba il portiere in uscita e Mosca ne approfitta arrivando sulla palla vagante per l'1-0 a porta sguarnita. Il secondo parziale ha visto gli ospiti pareggiare immediatamente dopo una mischia in area di rigore, poi i gialloblu hanno resistito con le unghie e con i denti al forcing nero-verde nei minuti successivi. Nel finale il Modena è tornato pericoloso soprattutto con il tiro cross di Marconi nel recupero, ma la sfida si è conclusa sull'1-1. Per quanto riguarda la partita, sono estremamente orgoglioso dei miei ragazzi. Gli avevo chiesto prima della partita di fare una partita da squadra con la S maiuscola e così è stato. È stata una partita molto equilibrata, giocata sui dettagli, però sono estremamente soddisfatto di come hanno fatto i miei ragazzi, sia dal punto di vista dell'atteggiamento, sia singolo sia collettivo, di squadra. Ovviamente ci sono dei dettagli su cui dobbiamo lavorare, lo sappiamo, ne siamo consapevoli, però il percorso di crescita dei ragazzi è continuo e tutti quanti siamo molto contenti di come stanno facendo. La cosa che più interessa a me è sicuramente la crescita dei ragazzi, sia per quanto riguarda il singolo, sia per quanto riguarda la squadra e il collettivo. Ovviamente il traguardo, il sogno è quello di arrivare nei playoff, però per me la cosa più importante è la prestazione, che è poi quella che determina un risultato che a sua volta va a determinare il posto in classifica che si occupa a fine campionato. Il primo bilancio è sicuramente molto positivo, perché abbiamo dei ragazzi che sono cresciuti nella stragrande totalità, e questa è la cosa che ci rende più orgogliosi, sia me che il mio staff e la società, perché abbiamo dei ragazzi che quando ci siamo trovati da agosto sono cresciuti tutti, chi più, chi meno, chi più velocemente, chi ci ha messo un po' di più, ma il bilancio è molto positivo.
Nella prima parte della stagione abbiamo dovuto lavorare molto sulla differenza che c'è fra l'Under 13 e l'Under 14. Prima di tutto l'occupazione del campo, perché si passa da un campionato a 9 a un campionato a 11 con delle regole diverse, perché non c'è più l'obbligo di giocare. Quindi prima di tutto abbiamo lavorato sulla testa dei ragazzi e fargli capire che abbiamo scavallato di un gradino importante il settore giovanile del Modena, un settore giovanile professionistico. Poi dopo abbiamo lavorato tanto sulle qualità tecniche, le qualità tattiche e soprattutto la base abbiamo messo delle qualità mentali. Senti, per quanto riguarda invece le richieste che vengono fatte dall'alto, diciamo, da Andrea Catellani, dai vari responsabili per quello che riguarda la tua categoria, quali sono? Di avere dei ragazzi che crescono molto singolarmente per poi ovviamente arrivare a migliorare il collettivo, ma la richiesta è quella di creare dei ragazzi che siano forti sotto tanti aspetti ma prevalentemente singolo. Poi saranno i mister delle categorie nazionali a fare quel salto di qualità dal punto di vista probabilmente del collettivo. Siamo un gruppo numeroso e io devo sempre cercare di essere coerente con i ragazzi. Non mi piace prenderli in giro facendo finte promesse o quant'altro. Le mie richieste sono alte, nel senso che comunque non sono sempre morbido, però cerco di essere sempre molto coerente, molto giusto. Ho la fortuna di avere uno staff di ragazzi, anche giovani vicino all'età dei ragazzi, che li vedono a volte come dei fratelli maggiori e che quindi per ogni singola necessità noi siamo a loro disposizione. Questo fa parte del nostro tipo di lavoro e cercare sempre di dargli una mano, questo è quello che dobbiamo fare. Però voglio essere sempre molto chiaro e molto, molto onesto con loro. Il sogno, nonostante qualche capello bianco che abbiamo tutti quanti ormai, qual è? C'è? Esiste ancora? Credo che se non abbiamo sogni non perdiamo qualcosa da parte nostra, in tutti noi, quindi anche noi con qualche capello bianco abbiamo qualche sogno. I ragazzi che però arrivano più avanti non è un sogno, deve essere quello che ci sta spiegando la società, con anche il contratto di due ragazzi di poco tempo fa, vuol dire che non è un sogno, vuol dire che qua è parte del tuo lavoro. E quindi i sogni sono belli perché a volte sono irraggiungibili, invece qua con questa società si vede che invece questi non sono sogni, questi sono basi per il futuro. La sfilata del femminile ci permette anche di ricordarvi che in occasione della giornata internazionale della donna l'8 marzo, il giorno successivo il 9 marzo in occasione di Modena Feralpi Salò al Braglia, le donne saranno invitate al prezzo di 1 euro, i biglietti in vendita saranno proprio di 1 euro per tutte le donne che vorranno assistere al match. Con questo noi chiudiamo, vi diamo appuntamento naturalmente a martedì prossimo sempre alle 19:10 e sempre su TRC. We'll be right back.